Emergenza criminalità Potenza ha riunito il coordinamento sulla sicurezza in prefettura. Fare i puntati su rapine, furti, assalti ai bancomat. Anche nel Materano riflettori accesi dopo il tentato omicidio a Ferrandina. Campagna elettorale ricca di appuntamenti. Oggi la ministra Bernini al San Carlo per la firma del protocollo tra università e sanità. Nel centro-sinistra le inaugurazioni dei comitati di Molinari, Di Stefano e D'Andrea. Aumenta il divario tra Basilicata e Centro-Nord, di pari passo la percezione negativa dei cittadini. Il report elaborato da Area Studi, Legacoop e Ipsos. Il Teatro Stabile di Potenza, monumento nazionale, il complesso inserito tra i 408 teatri italiani dell'elenco approvato dalla Camera. Si attende adesso il via libera del Senato. Educare le giovani generazioni alla imprenditorialità, l'obiettivo del progetto Scuola Impresa 2024 promosso da Rotary di Melfi con gli studenti dell'Istituto Gasparrini. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sulla Nuova TV. In apertura di questa prima edizione di telegiornale ci occupiamo dell'emergenza criminalità. Stamane in prefettura a Potenza riunite le forze di polizia per fare il punto sull'allarme furti e rapine dopo l'escalation di reati nell'Avellese. Oltre al rafforzamento dei controlli si valutano misure ad hoc per contrastare reati contro gli sportelli bancari. Anche nel Materano riflettori accesi dopo il tentato omicidio di Ferrandina nella notte di Pasqua, confermato il fermo in carcere per il presunto responsabile, un 19enne del posto. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Due rapine e 29 furti nei primi tre mesi dell'anno, stando alle denunce raccolte dalle forze dell'ordine, ad allarmare la comunità di Lavello soprattutto gli assalti esplosivi condotti prima verso uno sportello bancario e poi a danno di uno sportello postale. Stamani in prefettura la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per esaminare il contesto e disporre eventuali misure di contrasto in una zona di confine con la provincia di Foggia, nota per l'alto tasso di criminalità. È una terra di frontiera, quindi voglio dire, essendo una terra prossima a delle zone critiche, ovviamente sono fenomeni che purtroppo attanagliano il nostro territorio, però è anche vero che il nostro tessuto sociale, economico è sano e quindi questo sicuramente può essere l'abbrivio per una soluzione del problema. L'incontro di questa mattina serve proprio a consolidare la risposta in termini di sicurezza da parte delle istituzioni e quindi andiamo, credo, nella direzione giusta. Ovviamente poi non dobbiamo, a mio avviso, speculare su queste situazioni e credo che sia importante il lavoro degli organi inquirenti. Il prefetto ha già chiesto a Poste Italiane di sospendere la funzionalità degli sportelli Postamat nelle ore notturne, provvedimento che è stato già adottato, e la settimana prossima proporrà a 12 banche un protocollo che contenga delle misure di contrasto anche per le filiali. Ma attenzione massima, i controlli sono stati già rafforzati, come testimonia il furto sventato dai carabinieri nei giorni scorsi. Sul versante di Lavello, alla fine dello scorso anno, abbiamo segnalato un lieve aumento del numero di furti e di rapine. In questo primo scorcio del 2024 registriamo un andamento che è analogo a quello dello scorso anno. Questo ci fa pensare che se lo scorso anno è stato quello che ha segnato un, ripeto, un lieve incremento del numero di furti e rapine, la situazione va attentamente seguita e monitorata. Va fatta ovviamente tutti quanti insieme, secondo quella logica che vado sempre ribadendo anche in occasione delle riunioni di comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, cioè presenza dello Stato ma in stretta sinergia con gli altri attori del sistema sicurezza, quindi anche le amministrazioni locali. E intanto proseguono le indagini sulla rapina della settimana scorsa a danno di un'impresa. Un'azienda che è collocata in una zona particolarmente complessa, perché è una zona di confine, ma lontana dai centri abitati, lontana tanto dalla città, dal centro abitato di Lavello, quanto da ogni altro centro abitato. Questo significa che rispetto
alle aziende, in particolare alle aziende agricole che sono tante, insistono in quella zona, bisogna mettere in campo delle strategie di prevenzione e di contrasto di tipo differente. Restiamo alla cronaca, 4 le auto coinvolte nel doppio incidente stradale di ieri sera sulla strada provinciale 3 nel territorio di Montescaglioso. Dopo il primo impatto tra due autovetture, una volante dei carabinieri si è fermata per correre in aiuto degli automobilisti rimasti coinvolti. Una carabiniera in servizio scesa dall'auto dell'arma per prestare soccorso, la vice brigadiere Mirella Biasi, è stata investita da un'auto sopraggiunta successivamente. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Carlo di Potenza, dove è ricoverata in rianimazione. Altri 3 feriti soccorsi dal 118 in condizioni meno gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. Solidarietà dalla segreteria regionale dell'Unione Sindacale Italiana dei Carabinieri nei confronti della militare investita mentre era in servizio. Voltiamo pagina con la politica. A meno di 20 giorni al voto proseguono gli appuntamenti in questa campagna elettorale lampo. Oggi a Potenza la ministra Bernini per la sottoscrizione di un protocollo per l'integrazione tra sanità e ricerca. Il prossimo 11 aprile invece primo confronto pubblico tra i candidati alla presidenza, come ci dice Celestino Benedetto. Il primo confronto tra i 3 candidati alla presidenza della regione, Piero Marrese, Eustachio Follia e Vito Bardi, è fissato per il prossimo 11 aprile. Un incontro dibattito promosso dalla Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus, introdotto da Don Marcello Cozzi e dedicato al fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura. Sul fronte della campagna elettorale prosegue il via vai di big nazionali del centrodestra. Oggi è stata la volta di Anna Maria Bernini, ministro per l'università, che ha presieduto al San Carlo di Potenza la sottoscrizione di un protocollo per l'espletamento dell'attività assistenziale da parte del corpo docente del corso di laurea in medicina. Intanto, sempre nel centrodestra, prosegue la querelle per la candidatura con Fratelli d'Italia dell'ex assessore Donatella Merra, eletta alle scorse consultazioni in quota Lega e per questo criticata dal circolo cittadino dei meloniani di Lavello. Ma c'è chi fa notare come di fuoriusciti da altri partiti Fratelli d'Italia ne abbia imbarcati non pochi, dal leghista Tommaso Coviello al forzista Rocco Leone. Nella Lega continuano a sollevare polemiche gli accendini elettorali dell'attuale assessore alla salute Francesco Fanelli, ricandidato in regione. Dal capogruppo PD Cifarelli l'affondo. È come se il Papa promuovesse l'industria bellica. Nel centro-sinistra proseguono gli appuntamenti, stamane presentato a Pignola il comitato elettorale di Antonello Molinari, candidato consigliere nella lista del PD a sostegno di Piero Marrese. Questo pomeriggio sarà la volta dell'inaugurazione del comitato in via del Gallitello a Potenza di Federica D'Andrea, candidata per Basilicata Casa Comune. In serata Donato Di Stefano apre le porte ai cittadini a Brienza. E sempre sul fronte di questa campagna elettorale ci sono da segnalare le dichiarazioni del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini al Question Time di ieri. Il leader leghista, dopo il sopralluogo dei giorni scorsi sulla SS568 ad Avigliano, ha annunciato lo stanziamento di 2,8 miliardi di euro per le strade lucane. Saranno completati, come ha detto il vice premier, entro quest'anno il primo lotto della Bradanica ed entro giugno i lavori di messa in sicurezza della Potenza Melfi, a cui aggiungere la variante Tito Brienza e i lavori sulla statale 18 a Maratea, con la realizzazione di un bypass in vista della stagione estiva. Per quanto attiene le infrastrutture ferroviarie, entro il 2026, in linea con il PNRR, saranno realizzati, secondo il ministro, la battipaglia Potenza Metaponto Taranto e la linea Ferrandina Matera La Martella. Entro il 2028, infine, saranno completati i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Potenza Foggia. Ci occupiamo adesso di sviluppo. Aumenta il divario tra Basilicata e le regioni del centro-nord, di pari passo alla percezione negativa dei cittadini sull'efficacia delle misure poste in essere dal governo nazionale. Lo rileva un recente studio elaborato da Area Studi, Lega Coop e Ipsos. I dettagli da Isabella D'Andrea. Il divario tra la Basilicata e il resto d'Italia, in particolare il nord, è aumentato negli ultimi anni e crescerà ancora. Lo dicono 2 cittadini su 3. Lo riferisce il report Fragile Italia, elaborato da Area Studi, Lega Coop e Ipsos,
Le percezioni dei lucani sono particolarmente negative, nonostante la recente firma dell'accordo di sviluppo con la Premier Meloni per circa 1 miliardo di euro. L'arrivo in questi giorni di diversi ministri per presentare nuovi protocolli in vari settori, da Tajani con l'evento per il turismo a Matera a Locatelli per annunciare la legge delega sulla disabilità. Senza contare la vicenda Stellantis con il tavolo presieduto dal ministro Urso oltre ai bandi dell'area di crisi complessa, a cui aggiungere le attese in buona parte deluse per l'attuazione delle misure del PNRR. La ricetta per promuovere lo sviluppo della Basilicata, che da locomotiva per il sud è diventata carro merci, è indicata con chiarezza. Per il 52% occorre puntare sull'occupazione giovanile, per il 41% sull'occupazione femminile e per il 39% sul merito. Fattori poco presenti. Il monito recente di Monsignor Ligorio perché i politici diano risposte ai giovani e facciano prevalere la meritocrazia trova conferme dirette tra i cittadini. Per quanto riguarda gli investimenti improrogabili, al primo posto figurano le infrastrutture, a partire dalla rete stradale e da quella sanitaria. Poi c'è la rete agroalimentare. Ma quali sono per i cittadini i fattori che limitano maggiormente la possibilità di sviluppo? Il 53% degli intervistati indica la criminalità, il 45% la corruzione, il 43% il lavoro nero, il 31% l'evasione fiscale, il 29% il clientelismo. Problemi con i quali la prossima amministrazione regionale dovrà confrontarsi. Gli agenti della polizia di Matera hanno arrestato nella città dei Sassi un pericoloso latitante internazionale. L'uomo era stato condannato all'ergastolo in Albania e si era rifugiato in Italia sotto falsa identità. Il 55enne aveva assassinato la sorella e il cognato al culmine di una lite per futili motivi. Torniamo ad occuparci della crisi dell'automotive. Senza commesse, in una situazione di precariato che dura da 10 anni, sono i 50 lavoratori della ditta Lanni che presta la propria attività al servizio di Proma nell'indotto Stellantis di Melfi. Oggi purtroppo, a causa del calo dei volumi produttivi, si trovano a non avere più commesse, vista la continua internalizzazione delle attività. Wilm e Wiltuk sollecitano un minimo di commessa così che gli operai restino legati al lavoro. Inoltre, alla luce degli ammortizzatori sociali annunciati dalla regione, il sindacato ritiene ci possano essere strumenti utili affinché i lavoratori restino legati al ciclo produttivo. Il teatro Francesco Stabile di Potenza, monumento nazionale, il complesso rientra tra i 408 teatri italiani inseriti nell'elenco della proposta di legge approvata dalla Camera. Adesso si attende il via libera del Senato. Il servizio di Mariolina Notar Giacomo. Il teatro Francesco Stabile di Potenza, alla stessa stregua della Scala di Milano e del San Carlo di Napoli, è rientrato infatti tra i 408 inseriti nell'elenco dei teatri italiani monumento nazionale, parte integrante della legge che dopo il via libera della Camera dovrà passare al vaglio del Senato. Inaugurato nel 1881, è attualmente oggetto di un lavoro di ristrutturazione e riqualificazione per una spesa complessiva di 750.000 euro. Il teatro è intitolato al musicista lucano Francesco Stabile e fu realizzato sul progetto degli architetti Enrico Alvino e Giuseppe Pisanti. Il progetto prevede il restauro delle decorazioni, il ripristino delle finiture, l'adeguamento dell'accessibilità e dell'immagine di alcune aree. Prevista inoltre la realizzazione ex novo degli impianti con sistemi tecnologicamente avanzati. Nel testo appena approvato, oltre ad un nuovo elenco di 408 presidi rispetto ai 46 originari che meriterebbero il riconoscimento di monumento nazionale, si prevede che possano essere dichiarati tali teatri la cui edificazione risalga da almeno 100 anni o quelli la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico.
Un emendamento del deputato del PD Vincenzo Amendola, contenente proprio l'indicazione dello stabile, aveva tentato di far inserire nell'elenco anche il Cineteatro Duni di Matera, ma senza successo. L'attuazione della legge non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le varie amministrazioni competenti, si legge nel testo di legge, vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Minacciava padre e madre per ottenere denaro con cui acquistare la droga in manette a un 43enne di Matera ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l'ennesima minaccia i genitori sono stati costretti a consegnargli 1000 euro. Il padre però è riuscito a contattare il 112. I carabinieri giunti all'abitazione hanno bloccato l'uomo mentre si stava allontanando con il provento dell'estorsione. Le investigazioni hanno poi consentito di accertare che i maltrattamenti si protraevano ormai da diversi anni. Alla luce degli elementi indiziari acquisiti, il 43enne è stato trasferito nel carcere di Matera. Educare le giovani generazioni alla imprenditorialità è stato questo l'obiettivo del progetto Scuola Impresa 2024 promosso dal distretto Rotary Club di Melfi con gli studenti dell'Istituto Gasparrini. C'era per noi Vittorio Laviano. L'educazione alla imprenditorialità e la creazione di una start-up virtuale sono gli argomenti del progetto realizzato tra scuola e impresa dal Rotary Club di Melfi con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Gasparrini. Il progetto è stato presentato nell'aula consiliare municipale. Con i giovani e per i giovani. Pensare che oltre diciamo, un futuro diverso per la nostra area sia possibile. E nei mesi passati ci abbiamo lavorato, il Rotary di Melfi ci ha lavorato e oggi ne presentiamo i risultati. Ha ideato il progetto l'amministratore delegato di Plastic Form SRL, Vincenzo Di Miscio. Abbiamo impostato un progetto di una startup virtuale in cui sono previste tutte le fasi dalla maturazione dell'idea fino alla messa in funzione virtualmente della startup, passando per la costituzione della società, atto costitutivo, statuto, business plan, piano di marketing, progettazione degli edifici della struttura immobiliare, tutte le pratiche che poi vanno fatte burocratiche per poter avviare un'attività. In aula consigliare c'era anche il sindaco di Melfi. Questa educazione all'imprenditorialità che è importante, cioè e deve già partire appunto dalle scuole perché bisogna formare queste nuove generazioni alla partecipazione attiva nella comunità in cui vivono, soprattutto allo sviluppo sociale, economico, culturale, anche politico della comunità in cui vivono. Quindi formarli alla responsabilità sociale, all'educazione civile, al rispetto delle regole. Questa azienda virtuale che è stata creata si basa un po' su dei pilastri, se vogliamo, il sapere. La teoria e la pratica su come si crea un'impresa, il saper fare, mettere in pratica queste capacità, l'organizzazione, le potenzialità, la competenza e poi il saper essere, secondo me che è la cosa più importante, nella capacità di innovarsi, perché sappiamo come una profonda innovazione possa venire fuori da una coesione sociale, territoriale ed economica appunto sul territorio. Infine uno studente del Gasparrini che racconta la sua esperienza. Il nostro progetto è un sistema di ricarica a induzione per le macchine elettriche, siamo stanchi di utilizzare i cavi per ricaricare anche le auto, abbiamo pensato di ideare questo nuovo metodo anche per un motivo ecologico, sfruttando i pannelli solari e tutto quello che ci porta a energia pulita. Nuovo tentativo di truffa ai danni dei contribuenti dopo quello dello scorso dicembre. Agenzia delle Entrate mette in guardia dalle false mail recapitate agli indirizzi privati di posta elettronica dei cittadini con richieste di pagamenti urgenti per mettersi in regola con il fisco con il solo obiettivo di ottenere dai cittadini informazioni relative ai conti correnti bancari. Le email segnalate provengono da indirizzi non istituzionali come ad esempio gmail.com e potrebbero presentare quale oggetto accertamento fiscale oppure consultazione, riportando la firma del direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Si tratta dunque di una falsa comunicazione di accertamento tributario, provvista anche dei loghi istituzionali, a cui però non bisogna rispondere.
Adesso c'è il calcio di Serie C, il Potenza si prepara alla trasferta di Taranto dove saranno presenti solo 100 tifosi rossoblù. Il Picerno dopo la disfatta di Avellino prova a reagire, dall'America arriva anche la strigliata di Patroncurcio, il servizio di Luigi Santopietro. Buone notizie dal catino del Viviani che fanno ben sperare in casa Potenza. Dopo i 10 minuti più recupero contro il Crotone, il play Schiattarella continua il percorso di recupero, anche se ancora difficile ipotizzare un suo impiego dal primo minuto nella difficile trasferta di Taranto. Intanto è stata ufficializzata la disponibilità di solo 100 biglietti per i tifosi del Potenza allo Iacovone nel settore ospiti. L'acquisto del tagliando è riservato ai possessori di Fidelity Card fino alle 19 solo ed esclusivamente presso la tabaccheria Pallante del circuito Viva Ticket. Il Picerno invece si prepara alla sfida di domenica sera contro il Cerignola con un mix di morale basso e voglia di ripartire. È un momento particolarmente delicato in casa Picerno, con la squadra in crisi di risultati e soprattutto con una sconfitta per 6-1 contro l'Avellino che assomiglia ad una disfatta molto difficile da digerire. Dopo le ramanzine alla squadra da parte di Mister Longo e del direttore generale Greco, è arrivata anche quella del presidente Curcio dall'America. Sono deluso, ma adesso rialziamoci, non buttiamo alle ortiche una stagione che fino a qualche settimana fa era straordinaria. Contro gli Ofantini, un'importante occasione di riscatto per Murano e compagni. E questa sera non perdete l'appuntamento con Casa Potenza, la trasmissione della nuova TV dedicata alla squadra rossoblù. Oggi vi porteremo all'interno dello stadio Viviani a vedere gli allenamenti dei ragazzi di Mister Marchionni, ma soprattutto vi faremo vedere come funzionano gli Open Day dedicati ai tifosi del Rione Rampante. Casa Potenza va in onda questa sera alle 20:45, sempre sulla nuova TV. E in chiusura vi saluto lasciandovi allo spot della diretta del match contro il Taranto. Grazie per essere stati con noi, buona giornata, arrivederci. Sabato 6 aprile in esclusiva ed in chiaro sulla nuova TV al canale 82 del Digitale Terrestre la diretta di Taranto Potenza con ampio prepartita a partire dalle 17:45.